Ciao a tutti amici, Tano TV per voi. Allora, eccomi ancora qua, pronto per stare in vostra compagnia. Prima di tutto vi voglio ringraziare per le 3200 visualizzazioni del mio ultimo video. Grazie, grazie, grazie. Adesso parliamo di Zengavo. Vi voglio far vedere prima di tutto delle foto molto particolari che abbiamo realizzato per voi. Guardiamole insieme. E dopo queste foto bellissime dei nostri Zengavo, andiamo avanti. Guardiamo la nostra Rosalinda che prova un prodotto per i capelli, che praticamente è uno sprite mettendolo nei capelli come se li lavasse. Vediamo questa invenzione che ci propone. Buongiorno, buongiorno a tutte. Io sono sveglia già da un po', ho fatto le cose più importanti, tra cui portare fuori Kino, sistemare qualche cosina a casa, bere un caffè perché è una delle prime cose che faccio la mattina, perché sennò non inizia a carburare, soprattutto in queste giornate abbastanza toste. Oggi è un'altra giornata di fuoco, io infatti dovrò correre a prepararmi perché gli appuntamenti iniziano dalla mattina, però dai, per fortuna Milano ci sta dando forse un po' tregua con il caldo, perché ieri ha fatto un acquazzone e devo dire che le temperature sono migliorate, è un po' un caldo più sopportabile. Stanotte ho riposato un po' per la stanchezza, un po' perché faceva meno caldo. Comunque, situazione capelli drastica, perché tra lo shooting di ieri che hanno utilizzato vari prodotti, dovrei lavarli ma non ho il tempo, quindi utilizzerò per la prima volta lo shampoo secco e ho un po' d'ansia perché mamma mia, che capelli ragazze, veramente. Comunque, adesso farò questo shampoo secco. Ho letto le istruzioni sui capelli, in breve erogazioni da una distanza di 20 centimetri dopo ciocca. Proviamo. Qua. Aiuto ragazze. Ragazze, purtroppo il tempo passa anche per me e questi sono i miei capelli. Sto imbiancando un po', però ho deciso di rimanere naturale, così come madre natura mi ha fatto, e di lasciare i miei capelli bianchi. Scherzo, ancora in azione questo, però so che questo brand lo fa anche scuro, quindi uno shampoo secco, non così bianco ma scuro, che in teoria serviva a me, ma non ce l'avevo, avevo disponibile questa casa, quindi adesso vediamo. Massaggio un po', da quello che ho capito, ripeto, è la prima volta che lo faccio e dopo spazzolo, vi faccio vedere il risultato finale perché sono scena. Ecco il risultato dei miei capelli, devo dire non male, meglio di prima sono sicuramente. Comunque io sono palesemente in ritardo nonostante lo shampoo secco, quindi devo correre. Fantastica Rosalinda, è bellissima, è veramente bellissima la nostra Rosalinda. Adesso invece guarderemo tutto quello che è successo in questi ultimi giorni, le novità che hanno pubblicato sui loro social Instagram, che hanno realizzato dei video e ce l'hanno proposti. E noi abbiamo mixato e realizzato un bel collage con degli effetti speciali, ovviamente, perché Tano TV è diverso dagli altri, anche nei video. Metto sempre qualcosa in più, qualcosa di particolare per voi. Racchete, aspirapolvere, lavatrice in funzione. More, tanta roba qui, eh. Ciao,
casa, sono uscita stamattina alle 7 circa e sono rientrata praticamente 15 minuti fa. Adesso mi sto cucinando la cena, però mi ha sorpreso Andrea, guardate cosa vi faccio vedere. Non so, cioè l'effetto è un po' sfogato, però ha fatto le lavatrici, ha steso i panni, ha passato l'aspirapolvere, la casa profumava, io scioccata, sta facendo veramente passi in avanti. Bravo Andrea. A casa e guardate cosa mi stava aspettando, questo dolce pensiero da parte di Sofia e Ale, la loro collezione di gioielli. Vi sto mostrando due pezzi bellissimi, questa body chain mi piace tantissimo, non vedo l'ora di mostrarvela indossata, tra l'altro sono in argento 925 come dice il cartellino, placcati in oro con punto luce realizzato a mano, è assolutamente made in Italy, quindi complimenti ragazzi, grazie mille. Amo complicarmi la vita perché sono rientrata praticamente da pochissimo, ho pulito casa e adesso mi dedico al montaggio di sgabelli. Non potevo aspettare Andrea domani, no. Buongiorno, sto ancora dormendo, non riesco a riprendermi nonostante i due caffè che ho già preso, però devo riprendermi, ho tra poco una call e devo essere attiva. Come state voi? Tutto bene? Oggi shooting di nuovo e poi weekend libero dove non voglio fare nulla. Il primo weekend libero dopo un po' di tempo, voglio stare tutto il giorno sul divano. Sì. E allora siamo arrivati alla fine del video, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere i vostri like perché questo mi fa capire che ci siete e che mi sostenete e lasciate il vostro commento sotto il video. Noi ci vediamo molto presto da Tano TV.